Un luogo dove la misericordia e la solidarietà si tramutano in una mano tesa e un sorriso aperto verso chi è nel bisogno. Stiamo parlando del dispensario pediatrico Santa Marta in Vaticano. La struttura, che opera da oltre 90 anni sotto la guida delle Figlie della Carità, ha inaugurato lo scorso 30 aprile alcuni nuovi locali messi a disposizione dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, che ha anche provveduto gratuitamente ai lavori di ristrutturazione. Con noi Suor Antonietta Colacchi, responsabile del dispensario Santa Marta. Questi nuovi locali rappresentano una cosa molto bella, perché il dispensario va avanti molto bene e praticamente vengono tante persone a chiederci aiuto, soprattutto in questi ultimi tempi le mamme giovani che aspettano. Avendo questi nuovi locali a disposizione abbiamo pensato di utilizzarli per loro, quindi ecco, accoglieremo le mamme che aspettano per prepararle un pochino alla maternità. Abbiamo la dottoressa Di Lelio che si è offerta, è molto disponibile per questo servizio, quindi ecco, pensiamo di fare questo. I nuovi spazi, denominati C'è una culla per te, offrono dunque un ulteriore sostegno verso gli invisibili della società, gli ultimi per i quali Papa Francesco ha sempre una particolare attenzione. Solo lo scorso anno sono stati circa 500 i bambini assistiti dal dispensario pediatrico Santa Marta, senza distinzione di razza o religione. Oltre 50 i volontari, medici e non, che ogni settimana si alternano nell'aiutare le suore vincenziane che, ispirate dal loro fondatore, San Vincenzo De Paoli, non passano accanto a nessuno con il volto indifferente, il cuore chiuso o il passo affrettato. I poveri, ci ha ricordato ancora Suor Antonietta Colacchi, sono il tesoro della Chiesa. Essere solidali significa stare attenti e aiutare in continuazione le persone, perché come dicevo a qualcuno, che l'amore è il nostro carisma, cioè inventivo, deve inventare sempre, sempre, non si deve mai fermare. Quindi tutto quello che si può fare, si deve fare. E penso questo è una cosa molto bella, utilizzare questi spazi per questo, insieme ai miei collaboratori.